Lei ha detto: continuo ad avere in me un fortissimo istinto di sopravvivenza, che è quello che mi ha aiutato a superare le difficoltà. Mi dice il dolore più grande della sua vita qual è stato? La morte di mio marito. Io sono stata anche, ho affrontato anche una malattia grave. Sì. A metà della mia vita mi sono ammalata, ho avuto linfoma non Hodgkin, che è un tumore del midollo immunologico, e quindi l'ho dovuto affrontare, curare, per fortuna guarire, però mi sono trovata, ero smarrita perché ho affrontato questa malattia sia da medico che da paziente. Quando è arrivata a lei quella diagnosi, ed era una diagnosi brutta, a lei da medico che effetto ha fatto su di lei? In quei momenti viene fuori il carattere e l'istinto alla vita, se ce l'hai vai avanti, e sapevo che ce l'avrei potuta fare. Io sono arrivata a fare il trapianto di cellule staminali, per fortuna le mie, che mi ha anche fatto bene perché mi ha addirittura ringiovanito, però è stata durissima, e senza Angelo io non ce l'avrei fatta, perché lui voleva assolutamente che io vivessi. E anche in quei momenti più disperati, in cui stavo male, lui arrivava, mi faceva dei regali bellissimi, io dicevo: Angelo, guardami, non li potrò mai mettere. Lui mi diceva: li metterai, li metterai. Ma poi, la paura che prova un medico è la stessa paura che prova un paziente normale? No, perché è una paura più consapevole. Purtroppo conosci le possibilità di vita, ma anche quelle di morte. Senta, lei era un giovane medico, Angelo Rizzoli era uno dei più grandi imprenditori, produttore cinematografico, televisivo, editore, grandissimo. Cosa l'ha affascinata di lui? Quando vivevo con Mara Venier, lei aveva una storia con Renzo Arbore, e noi usciamo sempre le sere, tranne quando loro erano invitati da Angelo Rizzoli, perché mi dicevano: sai, Angelo fa una cena, però siamo tutti seduti, non puoi venire, non ti conosce, eccetera. Invece una domenica, e quindi io immaginavo queste cene, l'imprenditore Rizzoli, una domenica mi chiamò la mattina presto Bettino Craxi, proprio devo a lui il mio incontro con Angelo, perché voleva vedere quel giorno Angelo per una loro cosa di lavoro, per un affare immobiliare, e mi ha detto: senti un po', fammi una cortesia, vai a vedere questo mio amico, no, che dice che sta male, vallo un po' a visitare, dimmi se è vero o no, perché era sempre sospettoso. E io quindi sono andata. L'ho rimesso in sesto in 3 giorni, e in quei 3 giorni ci siamo conosciuti. Lui ha avuto un colpo di fulmine. Praticamente il terzo giorno mi ha detto: io ti voglio sposare, voglio dei figli con te. E il fatto che fosse così potente, diciamo, ha contribuito al fascino su di lui, e non c'è niente di male, eh? No, no, perché io conoscevo la sua storia, che ha avuto una storia drammatica e quindi di grande sofferenza. E la sofferenza rende ancora più intelligenti. Non lo dico io, lo diceva Dostoevsky. E lui naturalmente mi adorava. Non ci sarà nessuna persona che mi ha amato quanto mi amava Angelo. Lui mi faceva sentire la più bella del mondo, la più amata del mondo. Mi commuovo quando parlo di Angelo. E